Nuovo weekend, nuovo vlog. Oggi c'è la giornata dei Garchomp, raga, ed è pienissimo. Ce ne sono tantissimi. E io sto cercando di puntare allo shiny e al 100. E appunto è il debutto di Mega Garchomp. Penso di farne parecchi oggi. Perché comunque mi aiuterebbe anche a fare la quest della Master Ball. Perché comunque mi mancano 13 raid e mancano 10 giorni, che è un problema. Quindi passerò la giornata di oggi a fare i Mega Garchomp, sperando di trovare lo shiny e trovare lo 100. E ho deciso di portarvi con, appunto, me. Dove appunto poi subbusteremo anche un paio di 151, perché non si sa come sono riuscita a trovare i pack da 6. Quindi andiamo subito a provare il primo, vedremo se in due persone noi riusciamo a farlo, altrimenti penso che dovremmo usare Campfire o comunque invitare da remoto. È un livello 4, quindi in teoria dovremmo riuscirci. Primo Mega Garchomp, lo andiamo subito ad affrontare. Pa, pa, pa. Poi oggi hanno tolto anche il limite di raid da remoto, quindi da di oggi c'ho i capelli anche che fanno cacare. Sono ultra cotonati, mi vedo, faccio molto gonfia. Vedremo se in due riusciremo a farlo. Attiverò anche l'archeo risveglio, tanto ce l'ho gratuito e ho il Kyogre che è 100, quindi magari, anche se non so perché mi ha messo Kyogre. E vediamo subito come andrà questo raid. Primo raid è andato bellamente a farsi benedire perché Niantic, ovviamente, i lavori buoni non li sa fare, ma ha buttato fuori quando dovevo caricare la seconda squadra. Quindi a fine raid, praticamente, non ce l'abbiamo fatta a finirlo. Però è fattibile in due, ma molto, molto a fatica. Meglio farlo se si è in più persone perché si ha più la possibilità, appunto, di finire il raid. Andrò a inviti sperando che qualcuno si aggiunga. Comunque dovremmo essere tre persone, una persona e dell'emote, il solito Legion. E vediamo come andrà la giornata di oggi. Già prevedo male perché già la Niantic sì, ha fatto l'evento, sì, non ha messo il limite del raid, ma se comunque crash ogni 2x3 e non ti fa rientrare, ti fa perdere tempo, no bueno, eh. Primo Garchomp fatto in 4, si riesce da Dio, proprio va giù che è una meraviglia. Quindi basta essere in 4 persone per riuscire a farlo. Vediamo. Progressi dell'allenatore, non mi ha caricato un cazzo. Perfetto. Vediamo, vediamo, vediamo se riesco a cliccare così. Normale, però è un 2814. Adesso lo vado a catturare, vi faccio vedere com'è e dubito fortemente sia perfetto. Cattura effettuata. Questa è la valutazione di questo Garchomp. C'è il primo! Ma è felice! C'è un Garchomp buono! Un 96! Che bello! Adesso mi manca solo lo shiny. E se riesco a beccare è anche il perfetto. Non lo schifiamo. Il perfetto è 2830 potenziato. Oggi sono potenziati nella nostra zona, quindi top. Adesso ne andremo a fare subito un altro, sperando nel cromatico. Perché sì. Secondo raidino siamo sempre in 4, quindi si fa abbastanza easy. In questo caso ha oltraggio il bellissimo Garchomp, infame di merda. Prima aveva fuoco bomba e non è da sottovalutare quando ha fuoco bomba, essere sincera, vabbè che è morto Warren in questo caso. E anche il secondo Garchomp l'abbiamo buttato giù. Anche oltraggio non è da sottovalutare come mossa. Per fortuna io ho imparato a schivare negli anni che gioco a Pokémon Go. Riepilogo finale e vedremo com'è. Più in su, più in su, più in su, lì, ok, ci sei. Sì. Peggio di prima, il camera aveva beccato shiny. Questo è il Garchomp 2771, questa è la valutazione, molto peggio di prima, però non possiamo avere tutto al massimo, tutto bello. Adesso andremo a farne altri tre. E poi vedremo sul da farsi. Perlomeno il nostro amico del Legion ne può fare altri tre dopo questo. Quindi in due si fa, ma molta fatica. E se riusciamo a trovare comunque altre persone che hanno voglia di fare i raid, probabilmente continueremo a farli. Perché per la quest della Master Ball comunque è ottimo questo evento. Anche perché avendo tolto appunto il limite dei biglietti e il limite dei raid da remoto, non è per niente male. E anche il terzo Garchomp è andato giù. In questo caso aveva Sabbiotomba. E se devo essere sincera, penso sia peggio Sabbiotomba rispetto a Oltraggio e a Fuocobomba, perché Fuocobomba era lento a caricarsi. Sabbiobomba lo spamma malissimo. Vanno 3 revitalizzati. Eravamo sempre in 4, quindi velocissimo da fare, sono super amichevole. Andiamo a riepilogo. Ta-ta. Vediamo, 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 vediamo. Normale, fa anche più cacare di prima. Cioè, io ho fatto l'escalation dal buono al più schifoso perché 2008 10 qualcosa, 2007 71, 2007 53, quindi fa cagarissimo e non è shiny, pazienza.
Eccolo qui, raga. Questa qui è la valutazione del Mega Garchomp. Sempre peggio, raga, appunto. E in questa location c'è un'altra palestra praticamente di fianco, quindi andremo a farlo direttamente qui. E speriamo in questo benedetto cromatico. Quarto ride della giornata. Vediamo se col quarto ride della giornata lo becchiamo. E che non faccia come Clevor, che al 20° l'ho pigliato. Chi è che mi aveva invitato a un ride? Un ride da 9 persone, quindi ho accettato. Mi sono subito unita perché dovrebbe durare praticamente 2 secondi. Ed è comunque un ride in più che posso fare. Anzi, siamo in 10. Però io nel dubbio ho accettato. Eccolo qui. E adesso andremo a farlo. In questo momento siamo in 10 e neanche un quarto di tempo, non sto neanche schivando e sta andando giù, che è una meraviglia. C'ha anche fuocobomba, quindi non è neanche scarsissima come mossa, però c'è easy. Magari avere una compagnia di 10 persone con cui fare questi eventi. Già, è già andato giù, già andato giù in neanche 50 secondi. L'ora della verità, vediamo se questo quarto ride sarà lo shiny. Non ci credo sinceramente, perché tanto anche con Clevor ne ho fatti dovuti far 20. Riepilogo. Ah, mi ha dato... mi sa che aveva un bonus squadra. Riepilogo. Non l'ho cliccato? Non l'ho cliccato. Più su. No, è un 2012. Non sono potenziati dove, da dove mi hanno invitato. Non so il non potenziato quale sia la valutazione del 100. Adesso ci andiamo a guardare. 264, quindi il mio fa cacare. Perfetto. Raga, last ball, non è entrato, l'ho sempre centrato e esce all'ultima ball, vediamo, con la bacca tra l'altro. Last ball, se non entra ho pazienza, tanto faceva cacare, niente, faceva cacare. Quinto ride, dopo che l'altro è scappato proviamo questo e poi andremo a prendere un caffettino e apriremo dei pack della 151, ovvero questi, raga! Non so come li abbiamo trovati in giro, non chiedetemi come, perché erano gli unici. Adesso andiamo a fare questo Garchomp qui, potenziato di nuovo, e speriamo di beccarlo cromatico 100. 5, 4, 3, 2, 1, speriamo che sia quello giusto, perché sì. Finito anche questo, è stato veloce, effettivamente più siamo meglio è, perché è molto più veloce farmarli. Essendo meno persone, non avendo chissà quali counter buoni, è veramente difficile. Vediamo, come sempre, riepilogo. E anche l'obiettivo dello shiny ce l'abbiamo fatto. Però fa cagare, è un 2734. No, gli ho dato la bacca dorata. No, gli ho dato la bacca dorata. Dai, ma sono mongola. Raga, è stato abbastanza veloce pigliarlo shiny, ma è felice perché l'ultima volta per fare il Clevor ho fatto 20 ride. Questa è la valutazione del Garchomp shiny, penso il più basso che si potesse trovare. Forse no, forse 2-3 PL in meno è il più basso, ma comunque ci siamo vicini. Però è shiny, raga, dai, glielo abboniamo. Adesso mi mancherebbe solo il 100 e praticamente avrei fatto tutta la cosa del Garchomp che volevo fare, perché un 96 ce l'ho, il 98 no. Mi manca il 100 e il 98 se voglio fare l'escalation fatta per bene. Ma in realtà sto facendo l'evento anche solo per fare i ride per la Master Ball, quindi diciamo che è una mezza scusa. Mi sono fermata a prendere un caffettino e a mangiarmi un piccolo occhio di bue, che io adoro alla follia. Nel frattempo ho fatto un paio di ride dove mi hanno invitato e dove l'abbiamo provato a fare in due. È stata veramente tosta, sono andate giù 3 squadre, quindi non è il caso di fare un Mega Garchomp in due. Adesso vi faccio vedere, intanto vi avevo lasciato una clip di uno dei 3 ride che ho fatto off camera. Questi qui sono i Garchomp, il primo è un 2763 di cui la valutazione è questa, quindi un po' bruttino. Il secondo è un 2,752, quindi quasi peggio di quello di prima, e questa è la valutazione, se metta poco. Questa è la valutazione. E l'ultimo Garchomp è un 2,775, quindi non è pessimissimo, per la valutazione è questo qui. Non ho più avuto fortuna nei ride, niente, in totale sono a 9 Garchomp, tra cui uno shiny e il 96. E verso le 6
è stupenda sta schermata. Verso le 6 ci raggiungerà il nostro amico The Legion, che andremo a farne alcuni in presenza, in 3, sperando di avere fortuna e beccarci il 100. In totale di caramelle non sono neanche messa male, le mega energie sono a 1625, quindi per fare la mega per dei ride sono a posto. E vi volevo aggiornare sulla situazione. Campfire decide di non funzionare, quindi non è neanche possibile organizzare un ride da remoto, partecipare da remoto, perché carica all'infinito, non c'è verso, non funziona, cioè non funziona. Questo è Campfire in questo momento e trovo ridicolo che un'applicazione della Niantic fatta apposta per connettere i giocatori per fare dei raid non funzioni durante un evento di questa portata. Non lo posso accettare sinceramente. Ora finisco il mio bellissimo occhio di bue e poi vi porto come nell'ultima ora di questo evento, sperando di fare gli ultimi 5 raid per finire la quest della Master Ball, perché vi giuro, non ne posso più. Boh, alla fine l'evento è finito, finiva alle 5, non alle 22 come avevo letto nel biglietto di 5 euro che appunto avevo acquistato per avere il limite, cioè i biglietti illimitati dei ride giornalieri, che poi alla fine c'era il limite a 14, quindi non è che erano illimitatissimi. Quindi niente 100, non sono neanche riuscito a fare dei ride da remoto nel momento in cui non ho registrato perché c'erano troppe persone intorno, perché Campfire non funzionava, quindi non c'era modo per me di poter aggiungermi a dei ride da remoto o comunque organizzarne uno per far partecipare la gente, perché non funzionava e non funziona neanche adesso, quindi è stato un po' una merda questo evento. D'altra parte però ho lo shiny, c'ho il 96, quindi non mi posso neanche lamentare, per quanto desiderassi avere il 100, perché Garchomp è uno dei miei Pokémon preferiti e anche la mega mi piace tantissimo, però è andata così. Io raga vi ringrazio per aver visto questo video fino a qui, per il vostro supporto, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, prossima live lunedì, mercoledì e venerdì sul sito Viola, dove penso di portare direttamente lunedì Detective Pikachu il ritorno, perché alla fine ho deciso di acquistarlo. I 151 non hanno regalato gioie, vi metto la foto qui del pool e abbiamo aperto anche un po' di paradosso temporale, vi metto appunto la foto di tutti i bellissimi pool che abbiamo fatto, ma c'era troppa gente raga per registrare, quindi non era il caso di appunto mettere in mezzo dei bambini e roba varia. Come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, Instagram, sito Viola appunto per le live, qui su YouTube se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere a voi com'è andato questo evento con un commento qui sotto, se avete droppato il shiny, se avete preso il 199, se non avete partecipato, così da far quattro chiacchiere in compagnia tutti insieme. Quindi io vi abbandono, continuerò a fare l'evento però dei Pokémon Elettro e ci vediamo al prossimo video, prossima live o su Instagram. Grazie ancora per tutto e Digimoni passo e chiudo!